Una grande folla ha dato l'ultimo saluto a Daniele Becci, il presidente della Camera di Commercio di Chieti e Pescara, scomparso lo scorso sabato 6 gennaio a causa di un malore. La salma ha lasciato la camera ardente allestita nella sede dell'ente camerale attorno alle 14.30 per raggiungere la chiesa di Sant'Antonio, con un corteo che ha attraversato il centro città a partire da Piazza Muzzi e fino alla chiesa. Becci aveva 63 anni, era nato a Senigallia, in provincia di Ancona, il 16 dicembre del 1954. Per due mandati è stato presidente della Cassa Edile di Pescara dal 2001 al 2002 e poi dal 2008 al 2009. Dal 2001 al 2007 è stato anche presidente dell'ANCE Pescara e nello stesso periodo vicepresidente dell'ANCE Abruzzo. Poi il ruolo di vicepresidente in Confindustria Pescara dal 2007 al 2014 e l'impegno nella Camera di Commercio, di cui nel frattempo era diventato presidente nel 2009. L'ultima soddisfazione di Becci è stata l'elezione alla presidenza della Camera di Commercio di Chieti e Pescara, di cui parlava come un traguardo storico dopo un iter travagliato per unire le due anime dell'area metropolitana. Alla cerimonia funebre in una chiesa gremita hanno partecipato semplici cittadini, rappresentanti dell'imprenditoria e dell'economia abruzzese ed esponenti delle istituzioni, i sindaci di Pescara e Chieti, Alessandrini e Di Primio, il presidente della provincia di Pescara Di Marco, il governatore della regione Abruzzo D'Alfonso e tutte le autorità militari, civili ed ecclesiastiche, oltre ai vessilli di varie città della provincia con i relativi sindaci con la fascia tricolore. Questo il ricordo del sindaco del capoluogo adriatico Marco Alessandrini. Daniele Becci per me è stato un arcipescarese, ha cioè interpretato al meglio vizi e virtù nostrani, generosità, passione, talento, un grande cuore che purtroppo lo ha tradito troppo giovane. 63 anni sono veramente un'età in cui è proprio si è ancora giovane, si è ancora tanto da dare, una notizia che ci ha sconvolto. Pescara non sarà più la stessa, perché lui è un po' come, non so, l'elefante di Piazza Salotto, per intenderci, era uno che stava sul pezzo, ha lasciato un segno che è visibile nelle tante manifestazioni d'affetto, di riconoscenza che gli vengono tributate in queste ore. Come amministrazione comunale di Pescara avevate portato avanti negli ultimi anni con la Camera di Commercio importanti battaglie per il porto, per il Marina di Pescara e non solo. Da ultimo mi viene in mente il grande successo delle manifestazioni natalizie, il progetto Luci d'Artista, quest'anno, l'anno precedente, insomma un solco, un percorso che abbiamo iniziato con Becci presidente e che dovremo continuare con la Camera di Commercio, che certamente adesso si trova orfana di un gigante e dovrà fare naturalmente uno sforzo. Oggi è il momento però del ricordo, dell'abbraccio affettuoso nei confronti della vedova e dei figli, di una comunità intera che si stringe intorno alla famiglia Becci.